Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete struccata perché testeremo insieme un bel po' di prodotti. Settimana scorsa, mi sembra, o due settimane fa, non ricordo esattamente, vi ho fatto vedere l'unboxing del pacchettino di Belletica che mi è arrivato e mi hanno spedito un sacco di cosine e vi ho chiesto appunto nel video che cosa volete vedere, siccome sotto in quei commenti mi avete scritto io voglio vedere la palette per gli occhi, io voglio vedere quella per il viso, io voglio vedere il mascara, io la cipria. Alla fine ho detto vabbè, facciamo un full face try on, tanto a chi interessa una cosa, a chi interessa un'altra. Oggi le vedremo tutte quante in azione. Ci infilo in mezzo anche il correttore di LA Girl che ancora non sono riuscita a provare. Proveremo anche questo e senza chiacchierare troppo, tanto chiacchiereremo all'interno del video, iniziamo subito ad applicare i nostri prodotti. Come prima cosa utilizzo la palettina di Catrice All Around Concealer Palette, che è questa palettina qui che contiene tutti i correttori in crema per fare il color correcting. Io utilizzo questo colore qui per andare a correggere le mie occhiaie. Ragazzi, se in questo video mi vedete con le unghie tipo nere o qui intorno, non è che non mi lavo, ma ho aiutato mio papà a fare lo stucco dei pavimenti, cioè a stuccare i pavimenti, stiamo facendo i lavori a casa, quindi sapete quando si fanno questi lavori non sempre tutto quello che utilizzate poi va via dalle mani. Allora, prendo questo colore e inizio a picchiettarlo qui nella zona scura delle occhiaie. Allora, vedo già che questo colore non va proprio bene per me, perché vedete quanto è freddo e mi rende grigia l'occhiaia, quindi leviamolo e proviamo. Faccio un mix tra l'arancione e questo beigeolino qui. Ok, molto molto meglio adesso. Non mi sembra per niente male questa palettina di correttori. L'avevo molto sottovalutata, però devo dire che così al tatto e applicandola non mi sembra per niente male, anche se non è comunque paragonabile al mio amatissimo correttore di Kryolan, ve lo dico in ogni video in cui mi vedete applicare il correttore. Sto cercando un valido sostituto a quel correttore lì, che è praticamente la mia vita, cioè mi corregge completamente le occhiaie. Questo sì, fa il suo lavoro, ma non è così coprente come quello lì. Se cercate una palettina a prezzi bassi, sicuramente questa qui può andar bene, insomma, almeno per il momento, poi vedremo se i prodotti funzioneranno nell'arco della giornata. Non mi chiedete i prezzi di tutte queste cose, vi lascio tutti i link dei prodotti che vedete in questo video qui sotto nella descrizione, quindi andate direttamente a vederli sul sito, così non facciamo casini con i prezzi. Applico al volo il fondotinta, che è sempre lui, il Bourjois Healthy Mix Foundation. Ora applico il correttore di LA Girl, questo qui si chiama Pro Conceal High Definition Concealer e questo qui è nel colore Porcelain. Vediamo se riuscirà a coprire anche quello che non ha coperto il correttore sotto. Ho grandi aspettative da questo correttore perché ne ho sentito parlare davvero benissimo da un sacco di tempo, cioè da tantissime persone, infatti volevo sempre provarlo, poi non so perché non l'ho mai acquistato. Finalmente riesco a provarlo. Ne metto anche un po' qui al centro della fronte e un po' sul mento. In questo modo faccio dei punti luce, lo metto anche leggermente qui intorno al naso, poi questa mattina è particolarmente rosso, e poi lo stendo con una spugnetta. Stavo cercando di non mandare il correttore sulla palpebra, ma poi alla fine un po' ci è andato. Il motivo è che devo provare anche la base per gli ombretti di Essence, però vabbè, ci è già andato anche un po' di correttore lì, l'avrei messo comunque. Sapete che io non sono una grande amante delle basi per gli occhi, cioè non le utilizzo praticamente mai, perché metto il correttore e la cipria, però siccome ce l'ho da testarla, metterò anche questa sulla palpebra superiore. Allora, il colore vi dico già che non mi fa impazzire, anche perché se io avessi avuto delle occhiaie proprio marroni, scurissime, che andavano anche nella zona della palpebra superiore, sicuramente questo colore me l'avrebbe fatte diventare grigissime. Avendole già un po' corrette con il correttore non si vedrà una grande differenza. Però ecco, se avete delle occhiaie scurissime, tenetelo a mente. La consistenza di questo correttore non mi sembra per niente male. Cioè mi sembra molto simile, vorrei dire ora, a
Una cosa, non so se mi ucciderete, mi sembra molto simile al Primer Potion di Urban Decay. Ora, momento clou per terminare la base, per vedere anche se il correttore ha fatto il suo lavoro fino a che non metto la cipria, non lo vedo. E appunto, applicare la cipria. Sono curiosissima di utilizzare questa qui, è la W7 Banana Dreams Loose Powder. Credo ci sia soltanto in questo colore, non lo so, comunque questa qui è quella un po' giallina, sono troppo curiosa di provarla, perché l'altra volta l'avevo swatchata ed era molto simile a quella di Coty che utilizzo sempre. Ne metto un po' sul tappo perché non riesco ad aprire la confezione per andarci dentro con la spugnetta. Poi stendo le pieghette che si sono fatte nel frattempo con la spugnetta del correttore e applico la cipria. Allora, vi dico subito che questa cipria non è per niente uguale a quella che utilizzo sempre. Il motivo è che è giallissima, cioè colora proprio tanto tanto di giallo. Quindi se avete una carnagione media, questa cipria sarà perfetta perché illuminerà tutta la zona sotto l'occhio. Se siete chiari come me, il problema è che vi renderà la zona proprio tanto tanto gialla. Voglio provare anche il pennello che è arrivato in dotazione con la cipria per applicarla sul resto del viso. Oh, questo pennello è bellissimo, ragazzi. Diventerà uno dei miei preferiti. Cioè, questo kit non ho idea di quanto costi, ma se ha un prezzo, diciamo, sotto i 15 euro, potrebbe valere comprarlo anche soltanto per il pennello. Allora, la cipria sul resto del viso mi sembra stia facendo il suo lavoro. Non ha cambiato tantissimo il colore del fondotinta. L'unica cosa, vi ripeto, non la utilizzerei per fissare il contorno occhi perché me l'ha fatto diventare, vedete, più scuro e praticamente dello stesso colore del fondotinta. A questo punto è inutile schiarire la zona se poi comunque la vado a scurire con la cipria. Ora prendo la palette di Catrice, questa qui si chiama California in a Box ed è quella che mi è arrivata con l'illuminante rotto, quindi non riesco a farvela vedere tanto bene. Può succedere, sono stati tanto carini a dirmi: guarda Giulia, tranquilla, te la rimandiamo, non ti preoccupare, a me non cambia nulla, posso tranquillamente ripressarla, non è un problema. Però insomma, sappiate che sono delle persone molto disponibili, quindi anche se il prodotto vi arriva rotto potete tranquillamente contattarli e ovviamente ve lo rimandano. Sono stati carinissimi perché il colore della matita delle sopracciglia non va bene per me, è parecchio più chiaro del mio colore di capelli, e anche lì mi hanno detto: guarda, ti rimandiamo il colore giusto, non ti preoccupare. Sono stati davvero carinissimi, sono un sacco contenta di aver collaborato con loro. Vediamo un attimo quale delle due terre è più aranciata. Ma in realtà sono tutte e due un po' grigiettine. Faccio un mix delle due e vedo se riesco a fare una specie di contouring e effetto abbronzato insieme. Voglio provarci con lo stesso pennello con il quale ho applicato la cipria. Vediamo che cosa esce fuori. Questo pennello, vi ripeto, mi piace un sacchissimo. Già a primo... a primo sguardo direi che queste terre sono perfette per fare il contouring. Se vi piace l'effetto abbronzato, tipo quello che faccio io solitamente, che va più sull'arancione, non sono terre adatte a quello. Cioè, queste qui vanno a scolpire il viso, non a dare l'effetto abbronzato. Non so se ci fate caso, sono leggermente più grigiette del solito. Però l'effetto mi piace molto, quindi potrei utilizzarle in combinazione con la mia terra aranciata. Quindi, quando dico aranciata, mi viene sempre tipo una doppia R, aranciata, sembra che dico. E magari metto prima la terra più arancione e poi con un pennello più piccolino prendo un mix di queste due terre e scolpisco il viso. Mi sembrano davvero davvero belle, si sfumano una meraviglia. Ora, sempre dalla stessa palette, applico il blush. Prendo questo qui che è più rosato, oppure c'è la versione più pescata. Ragazzi, anche il blush da questa palette mi sembra davvero molto carino. Si applica davvero davvero bene, non fa delle macchie, non è troppo pigmentato, quindi si riesce a stratificare bene, non si fanno subito le guanciotte tipo da Heidi. Adesso voglio prendere il pennello dell'illuminante e applicare l'illuminante sempre da questa palette, perché voglio appunto testare questa palette al completo per vedere se è così carina come sembra. Mi hanno mandato anche la palette degli illuminanti di Essence, vediamo se riusciamo ad inglobarla in qualche modo. Allora, l'illuminante non è sicuramente l'illuminante più bello che io abbia mai visto,
è leggermente glitterato, quindi se avete delle bollicine o degli sfoghi in questa zona, attenzione perché potrebbe metterveli in evidenza. Diciamo che l'illuminante ottiene una sufficienza, ma non è promosso al 1000%. Invece, terra e blush mi sembrano davvero davvero belli. Terra e blush mi piacciono un sacco. Realizzo al volo le sopracciglia e ci vediamo tra un secondo per il trucco degli occhi. Finalmente siamo arrivati al trucco degli occhi. Adesso proviamo insieme la palette Delicious di W7. La stavo leggendo dallo schermo, ho detto ma ho letto bene. Sì, è Delicious Natural and Berry Eye Color Palette. Questa qui sembra davvero molto bella, dovrebbe essere la copia della palette di Anastasia Beverly Hills, adesso non mi ricordo esattamente il nome. Comunque, se questa palette è come quell'altra che avevo provato di W7, che era la Blazin, qualcosa del genere, che era la copia della palette di Urban Decay, l'ultima, quella che è uscita, non mi ricordo, la Naked Heat, ecco. Se la qualità degli ombretti è la stessa, wow, perché quelli lì erano pazzeschi. Allora, voglio iniziare applicando un colore chiaro nella zona sotto il sopracciglio. Prendo questo colore qui, che appunto è un color crema, il più chiaro della palette. E la palette arriva in dotazione anche con un pennellino, che però non è che mi faccia proprio impazzire, quindi per il momento lo teniamo lì da parte. Come anche l'altra palette, sono un po' polverosi gli ombretti, lo vedo già da subito, però voglio dire, non è un grande problema se dobbiamo pagare 50 euro di meno una palette e gli ombretti sono più polverosi, va benissimo così. Metto lo stesso ombretto anche qui nell'angolo interno dell'occhio. Questo ombretto mi sembra molto carino, anche se ovviamente non posso giudicare una palette più da un ombretto crema. Adesso voglio prendere questo marroncino qui con un pennello abbastanza ampio e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Mi sembra si sfumi bene e mi sembra sia anche abbastanza pigmentato. Calcolate che ne ho preso davvero davvero poco e scrive tanto. Quindi attenzione, perché se tutti gli ombretti sono così dovete prenderne un pizzico alla volta per evitare di fare delle macchie. Prendiamo un pennello da sfumatura più piccolo e andiamo con un marrone rossastro, voi lo vedete parecchio più scuro e più rosso di come è nella realtà. Comunque prendo questo ombretto qui, intensifico la piega dell'occhio, riprendo nuovamente il pennello da sfumatura di prima e mi aiuto a sfumare il bordo di questo rosso qui e i due colori insieme. Riesco a vedere che ho un po' di fallout in questa zona, quindi prendo un pennellone e tiro via appunto il fallout. Se non fissate bene la base con la cipria, potete rischiare di macchiare la vostra base. Potete a questo punto prendere un po' di cipria e metterla in questa zona, così spolverate direttamente via la cipria alla fine del trucco degli occhi e non macchiate la vostra base. Questo ombretto non è super pigmentato come me lo sarei aspettato, cioè colora bene, si sfuma bene, però non è così intenso come sembra nella cialdina. Applicato sembra quasi un rossino sbiadito, non è che sia un colore brutto, semplicemente me lo sarei aspettato più scrivente, però calcolate che i rossi, i viola, i fucsia sono i colori più difficili da fare e sono quelli che in palette più economiche rischiamo di trovare meno scriventi. Ora testiamo un colore chiaro luminoso, cioè questo qui, e lo mettiamo sulla palpebra mobile. Lo prendo con il dito, voglio vedere che effetto fa. Se non dovesse essere così tanto scrivente, lo prendo con il pennello bagnato. Infatti questo non scrive proprio per niente, quindi lo vado a prendere con un pennello e provo a bagnarlo. Allora, sì, così scrive, però non è super mega intenso come me lo sarei aspettato. Da asciutto calcolate che non scrive proprio per niente, quindi dovete per forza bagnarlo se volete che si veda un po' questo ombretto. Lo stesso colore, sempre bagnato, lo voglio mettere nell'angolino interno dell'occhio come punto luce. Ora con un pennello a penna prendo il marrone più scuro dalla palette, che è questo colore qui, e lo metto nella parte inferiore dall'angolo esterno fino più o meno all'angolino interno. Poi cambio pennello, ne prendo uno più preciso e lo metto nell'angolo esterno, nella parte superiore. Ragazzi, gli opachi di questa palette sono wow, sono davvero stupendi. I brillanti, da quello che mi sembra di aver capito, non sono altrettanto belli. Dovete applicarli bagnati, altrimenti non scrivono.
Però la nostra fortuna è che questa palette ha soltanto tre brillanti e tutti gli altri sono opachi. Quindi siccome questa palette costa pochissimo, perché quelle di W7, ora vi ripeto, non so esattamente il prezzo, ma costano davvero pochissimo, potremmo comunque acquistarla e utilizzare soltanto gli opachi. Prima di mettere il mascara ci resta da provare ancora un prodotto, e cioè l'eyeliner di Catrice. Questo qui si chiama Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen ed è quello fatto appunto a penna. Faccio una riga di eyeliner dall'angolo interno fino all'angolino esterno e poi faccio la classica godina. Mi avvicinerò parecchio allo specchio per evitare di fare disastri. Allora, mi sembra scriva molto bene. Il colore mi sembra essere nero intenso e opaco, ma adesso non riesco a vederlo benissimo perché ho fatto una righina sottilissima. Scrive davvero molto molto bene. Spero che non sia uno di quegli eyeliner che si asciuga con il tempo, cioè che si asciuga in brevissimo tempo. Sapete che molti di questi eyeliner in penna, dopo tipo una settimana che ce li avete, non scrivono più. Il mio trucchetto, ve l'ho detto anche nell'altro video, dovete tenerlo a testa in giù, oppure se vedete che non scrive più, prima di utilizzarlo lo battete sulla mano, così sulla punta, in modo che l'inchiostro scenda appunto verso la punta. Allora, mi sembra facilissimo da utilizzare e che l'eyeliner sia venuto un sacco bene. Adesso faccio anche l'altro occhio. È arrivato finalmente il momento di provare il mascara. Questo qui è il I Love Extreme di Essence. Dovrebbe essere un mascara super volumizzante. Sono curiosissima di provarlo perché è da un sacco di tempo che volevo provarlo. L'unica cosa che mi spaventa è che ha lo scovolino un po' gigante, il mio occhio è piccolissimo. Quando ve l'ho fatto vedere nell'altro video, quello haul, nel quale appunto vi facevo vedere tutte queste cosine, in tantissimi mi avete scritto: Giulia, è fantastico, io l'adoro, devi assolutamente provarlo. Sono curiosissima, anche se il mascara è una delle cose più personali che esista, magari su delle ciglia lunghe e folte può funzionare benissimo, sulle mie ciglia piccoline e sfigatelle può magari essere una schifezza. Non c'è un mascara, cioè è difficile definire un mascara fantastico per tutti, come magari può esserlo una cipria, un ombretto. È molto più personale il parere che si dà per un mascara piuttosto che quello che si dà per altri prodotti. Adesso proviamo a metterlo nella parte inferiore dell'occhio senza cercando di non infilarmi lo scovolino nell'occhio. Allora, applicato sulle ciglia inferiori mi sembra carino, anche se non lo trovo super volumizzante sulle mie ciglia piccoline nella parte inferiore. Mi sembra però che le abbia aperte abbastanza bene, le abbia colorate di un nero intenso. Adesso, prova del 9, mettiamolo sulle ciglia superiori. Allora, essere volumizzante assolutamente sì. Cioè già lo vedo che le mie ciglia sono super mega corpose. Ovviamente mi sono anche sporcata perché quando mi riprendo mentre metto il mascara mi sporco sempre. Mi sembra abbastanza volumizzante. Allungante praticamente zero. Quindi, se avete delle ciglia già abbastanza lunghe e volete del volume, credo che questo mascara sia perfetto. Se avete delle ciglia corte e cercate anche un effetto allungante, non credo faccia per voi. Adesso metteremo anche una seconda passata e vediamo che cosa succede. Sì, direi volumizzante assolutamente sì. Adesso aspetto che si asciughi tutto quello che è andato qui sull'ombretto. Quando mi riprendo mi sporco sempre, sempre. Non ci riesco a non sporco, non mi sporco mai nella realtà. Mi riprendo, devo stare attenta a stare così nell'inquadratura e faccio sempre un gran macello. Nel frattempo che il mascara si asciuga, devo dire anche che me le ha leggermente attaccate insieme nella parte superiore. Questo potrebbe essere perché le mie ciglia sono corte, quindi probabilmente non è adatto per questa tipologia di ciglia. Penso che sia un mascara che mia sorella possa adorare. Lei ha delle ciglia pazzesche, porca miseria, perché lei sì e io no. Ha delle ciglia tipo così lunghe che, non lo so, gli toccano le sopracciglia. Lo farò provare a lei, sono sicura che se ne innamorerà. Io rimango comunque fedele al mio NYX Worth the Hype, vi ripeto, volumizzante sì, però me le ha un po' attaccate insieme. Adesso sulle labbra metto il lip cream di Milani nel colore 10. Il colore è bellissimo, so che si scurirà perché ce n'è un altro di Milani di questa linea
e si scurisce abbastanza quando si asciuga. Questo, ragazzi, è il trucco completato con i nostri prodotti di oggi. Allora, vi faccio un breve riassunto di che cosa ne penso dei singoli prodotti. Iniziamo dal correttore, la palettina di Catrice, non so neanche dove l'ho infilata. La palettina di Catrice dei correttori per me ha la sufficienza, non è promossa al 1000%, però credo sia un prodotto carino, non eccezionale, ma ok. Anche questo correttore invece mi sembra davvero molto molto bello, però non rende per niente con la cipria che ci ho messo sopra. Andando appunto direttamente sulla cipria, il pennello lo trovo fantastico, mirabolante, comprerei il kit soltanto per il pennello. La cipria non mi piace tanto per il mio tipo di pelle, non mi piace per il mio colore. Secondo me va bene per una pelle più grassa e per una pelle dal colore più scuro, in questo caso credo sia perfetta, però sulla mia pelle normale credo abbia seccato un po' troppo tutto quanto e non mi piace l'effetto che dà, credo che invecchi leggermente il viso. Se avete bisogno di una cipria che asciughi perché avete la pelle più grassa, credo vada bene. Il kit di Catrice lo trovo fantastico, mi piace davvero davvero tantissimo, sono sicura che lo utilizzerò un sacco. La palette per gli occhi la promuovo al, non al 1000%, al 90%, per il semplice motivo che credo gli opachi siano fantastici, i brillanti non mi piacciono tanto, dovete utilizzarli per forza bagnati, altrimenti non scrivono per niente. Gli opachi invece sono davvero bellissimi. La base per gli occhi di Essence credo abbia la sufficienza, non trovo sia nulla di eccezionale, preferisco sempre il mio correttore applicato su tutta la palpebra e fissato con la cipria. Per quanto riguarda l'eyeliner di Catrice è facilissimo da utilizzare, è di nero super intenso e mi piace un sacco, quindi questo super promosso. La palettina di Essence degli illuminanti purtroppo non l'ho provata, quindi non so dirvi, ma sicuramente vi farò sapere in prossimi video. Il mascara di Essence trovo sia promosso, ma se avete delle ciglia già abbastanza lunghe, se ce le avete corte, secondo me le attacca un po' troppo, però volumizza tantissimo. Ultimo prodotto, sì, credo di averli menzionati tutti, il rossetto di Milani. Il colore bellissimo, si applica benissimo, è super intenso. L'unico problema è che questi rossetti seccano un po', già sento che sta iniziando ad asciugarsi un po' troppo. Quindi, quello che faccio io, siccome la durata è alta, cioè dura un sacco, e il colore mi piace tantissimo, lo metto in abbinamento a un gloss. Non lo utilizzo da solo, lo utilizzo magari appunto con un gloss sopra. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Sicuramente rivedrete questi prodotti in tanti altri video e se ce n'è qualcuno che mi piace in particolare lo vedrete nei preferiti del mese di agosto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!